mediamente l'esportazione digitale, cioè l'esportazione che avviene tramite canali digitali, la media globale è di circa il 20%. Noi in Italia siamo al 6%. Questo vuol dire che se raggiungessimo il 20% aumenteremo circa 2 punti del nostro PIL. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Markup Talks. Sono con Alessandro Giglio, amministratore delegato del gruppo Giglio, gruppo che è stato fondato, se non sbaglio, nel 2003 e che oggi è quotato in borsa. Tutto giusto? Grazie mille dell'invito, tutto perfetto. Noi siamo quotati, sì, in borsa al segmento Star. Tutto corretto e grazie infinite per l'opportunità di poterle raccontare quella che è la nostra storia, il nostro presente, e spero anche di poter dare qualche accenno a quello che è il nostro futuro. Ecco, cominciamo con la vostra storia, perché allora Gruppo Giglio fa e-commerce da prima che se ne iniziasse a parlare anche in Italia, nel senso che se ne parla praticamente adesso seriamente di e-commerce. Che cosa è successo? Come è nata l'idea? Voi avete basi, se non sbaglio, anche in Cina e non solo. Siete a Milano, credo che lei sia a Genova Svizzera, in questo a momento. Genova, dalla sede, dalla cui sede vi sto parlando in questo momento. Ma l'idea dell'e-commerce è nata probabilmente nel 2004. Ero in Cina in occasione del primo Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, a quale partecipai, organizzai quello che era l'evento celebrativo, e in quell'anno già la Cina aveva un'esplosione del digitale. Ancora l'e-commerce era agli albori, ma quella che era la rivoluzione digitale dei millennials cinesi iniziava a premere pesantemente sulle abitudini, sulle consuetudini, su quelli che erano i comportamenti dei cinesi. La frequentazione con la Cina, che è un paese arrivato tardi al digitale e per questo molto più sviluppato di altri paesi rispetto agli Stati Uniti, sono partiti prima, ma diciamo così, hanno un percorso che ancora risente le lentezze di un inizio, di una vecchiaia, diciamo, progressiva, no? Nel loro sviluppo. Invece la Cina è cresciuta, è già nata, come si dice, sulle spalle dei giganti, e quindi è partita da dove gli altri erano arrivati. Ha immaginato immediatamente un nuovo modello digitale che fosse molto più già pensato in maniera molto più omogenea, molto più coordinata, completa, rispetto a quelle che sono le esigenze, le abitudini degli utenti, e ha quindi sviluppato un modello che è stato per noi di grandissima ispirazione. La Cina è sicuramente al momento un paese più avanzato nell'utilizzo dell'e-commerce. Se parliamo dei beni di lusso, del fashion, oltre il 60% viene venduto online, quindi capiamo che è una percentuale estremamente alta. Da lì è iniziata nel 2004, parliamo ancora, non esistevano gli smartphone, perché il primo iPhone è del 2007, ma la Cina, per esempio, aveva già inventato una cosa che noi iniziamo a importare in Italia con grande stupore, soprattutto dei ragazzi italiani che vedevano gli MP4. Che cos'erano gli MP4? Erano semplicemente la versione a cui siamo abituati della musica digitale, quindi digitalizzata, quindi non più il CD, ma la musica col file, al quale però c'erano anche i filmati. Si poteva vedere attraverso gli schermetti, si poteva vedere anche il videoclip abbinato al brano, al proprio brano preferito. Adesso ci sembra una cosa, no, ci fa sorridere, allora era una cosa realmente rivoluzionaria. Da lì abbiamo seguito quella che era l'evoluzione digitale del mercato cinese, siamo entrati all'interno del mercato digitale cinese, inizialmente come fornitori di contenuti. Abbiamo fatto un accordo con CCTV, di cui siamo gli unici, siamo di fatto gli unici al mondo ad avere un accordo diretto con la TV di Stato cinese per la realizzazione di contenuti per il mercato cinese, peraltro dedicati all'Italia, ma soprattutto siamo entrati in tutte le piattaforme digitali che iniziavano a trasmettere contenuti video, cosa che ancora noi nel mondo occidentale eravamo
in parte relegate a YouTube, che iniziava i suoi albori, i suoi primi passi, ma che ancora non era così diffuso e non era così, diciamo, monopolizzante, no? Soprattutto nelle abitudini di visione della generazione X, dei millennials, eccetera, come lo è adesso. Siamo entrati quindi nel settore dei media, digitali, che sono estremamente connessi in Cina col settore dell'e-commerce. In Cina l'esperienza è quella che io vedo un contenuto, poniamo una sfilata di moda, ne rimango in qualche maniera affascinato da un capo che vedo sfilare, contestualmente nella stessa piattaforma tecnologica posso processare nell'acquisto. Basta semplicemente cliccare sul capo, sull'oggetto, in questo momento indosso una maglietta di Paperino, se qualcuno piacesse Donald Duck, basterebbe cliccare su questa maglietta per fossimo in Cina, per processarne direttamente l'acquisto e vedersela recapitata il giorno stesso, al massimo il giorno dopo, nella propria taglia, al proprio domicilio. Calcoliamo che piattaforme come WeChat, che inglobano il grande social cinese, che ingloba praticamente Facebook, YouTube, PayPal, LinkedIn, WhatsApp, tutto assieme in un unico mondo, ecco, calcoliamo che gli utenti sono circa 1 miliardo al giorno e ognuno di loro trascorre una media di 3 ore al giorno. Aspetti che io ho già un sacco di domande da farle su queste. Intanto, come ha fatto a entrare come partner nella TV cinese? Nel senso che tutti coloro che lavorano con la Cina, come dire, hanno qualche difficoltà anche proprio culturale nel riuscire a lavorare. Cioè, intanto lei, non so, ha dei parenti cinesi, parla cinese. Cioè, quando è arrivato in Cina, come era strutturata anche la sua formazione? Allora, quando sono arrivato in Cina, in realtà non parlavo cinese, né avevo parenti cinesi. Sono andato al seguito della Formula 1 per l'organizzazione, come dicevo, della manifestazione celebrativa del primo Gran Premio di Formula 1. Lì poi, in quell'occasione, ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie, madre dei miei figli, cinese, e quindi è evidente che il rapporto con la Cina è diventato non solo un rapporto professionale, anche un rapporto privato. Ho tentato in questi anni faticosamente di imparare il cinese, che parlo, i miei figli mi deridono dicendo che parlo come un contadino cinese, quindi evidentemente il mio livello non è eccezionale, ma diciamo comunque riesco a sostenere un dialogo. Ma a prescindere da questo, ripeto, nasce in quell'occasione del Gran Premio di Formula 1, che fu un grande avvenimento, anche perché la Cina si apriva al mondo del consumismo più assoluto. La Formula 1, sponsor, denaro, è il simbolo per assoluto, no? di quel tipo di cambiamento, di attitudine mentale che la Cina voleva in maniera molto forte. Le celebrazioni da me realizzate hanno visto 500 milioni di spettatori trasmesse su CCTV. Questo mi ha consentito di mantenere un rapporto privilegiato con le autorità, con la TV di Stato, e quando c'è stata un'apertura da parte del governo cinese con Xi Jinping, con il suo nuovo piano in cui il motto era quello di aprire la Cina al mondo e il mondo alla Cina, si è intravista la possibilità all'interno di questo nuovo corso del governo cinese di poter quindi avere un ingresso anche nel settore media, che era assolutamente vietato agli editori stranieri. Abbiamo colto questa opportunità, siamo stati fortunati probabilmente da italiani ad essere visti, non rispetto come può essere visto chiaramente un grande network americano che per assurdo estremamente svantaggiato rispetto a noi. Murdoch ha provato a entrare in Cina, nonostante anche lui avesse ai suoi tempi una moglie cinese, hongkongese, non ci è riuscito, ma non perché noi siamo stati più bravi di Murdoch, perché la nostra dimensione non preoccupava evidentemente un governo cinese, cosa che una dimensione di un grande magnate dell'editoria come Murdoch veniva visto come un potenziale pericolo, così come le grandi majors americane. Quindi l'Italia tradizionalmente non viene percepita, non è mai stata percepita dalla Cina come
un'antagonista, sempre stata ben voluta nel mondo dei media, ci legava il mondo della cultura, e quindi tutti i contenuti legati all'arte sono stati, e perché no, al fashion, al food, al design, cioè alle grandi eccellenze per cui l'Italia è conosciuta nel mondo, e questo ha fatto sì di facilitare molto il nostro ingresso e di farci diventare forse, ecco, anche l'esempio, no, di possibile collaborazione, alla quale poi, che mi risulti, non ci sono stati seguiti con altri paesi o da altre emittenti. Noi rimaniamo... Scusi, è proprio questa, immagino mi stia già rispondendo. Cosa fate adesso con questa fornitura di servizi, di contenuti, eccetera? Cioè, in che cosa si sostanzia? Ma allora, noi diciamo che in Cina, che è uno tanto preciso, stiamo parlando solo di Cina, noi in realtà operiamo a livello globale, noi siamo presenti in tutto il mondo, abbiamo sede a New York, quindi per noi la Cina rappresenta una porzione importante di mercato, ma non fondamentale ancora. Per noi l'Europa, esclusa l'Italia, quindi dico tutti i paesi europei, eccetto l'Italia, gli Stati Uniti, eccetera, rappresentano la Russia, gli Emirati Arabi rappresentano delle porzioni importantissime di fatturato, quindi la Cina è una porzione della nostra attività. Quello che noi continuiamo a fare è quello di diffondere contenuti legati soprattutto alla promozione del Made in Italy e in particolare dei prodotti che poi noi distribuiamo online in Cina sulle piattaforme digitali. Noi abbiamo circa 180 milioni di utenti, quindi evidentemente li sfruttiamo al massimo per far vedere le nuove collezioni, per far vedere i nuovi prodotti, per raccontare, per esempio, come si usano i prodotti dell'alimentare italiano, perché non dimentichiamoci che è una cucina molto diversa e che non è banale spiegare come certi ingredienti debbano essere usati. Il parmigiano, che è un esempio, è un alimento che, se non spiegato, è destinato ad non avere nessun riscontro, perché uno vede un pezzo duro di una sostanza gialla di cui, se non si spiega l'utilizzo, è talmente lontano dalle abitudini alimentari cinesi che ha bisogno sicuramente di una spiegazione, di far spiegare per esempio di quanto possa essere utile per i bambini con il calcio, quindi nella loro fonte di energia, cioè creare tutta una cosa, spiegare come vada pinata alla pasta asciutta qualora si decida di fare un piatto italiano, ma tutto insieme molto importante, quindi la parte di racconto. Così come è importante far capire a un cliente cinese perché un maglione di un brand famosissimo di cashmere abbia un costo così elevato rispetto a quello che possono trovare in commercio. Va raccontato quindi la sua storia, la provenienza, il perché, la lavorazione, il background culturale che c'è dietro. E tutta la parte, lo storytelling è fondamentale per il mercato cinese. E quindi i media ci servono per questo racconto. Siccome le piattaforme media sono connesse poi con le piattaforme online di vendita, contestualmente noi possiamo, essendo dotati anche di una ICP license, che sarebbe una licenza che ci ha concesso il governo cinese di poter vendere direttamente online al consumatore finale, e attraverso le nostre logistiche, una a Hong Kong, ma una soprattutto a Shenzhen, nella Trade Free Zone. Che cosa vuol dire Trade Free Zone? Vuol dire una zona in cui noi importiamo il prodotto senza pagare tasse, dazi di importazione, che vengono pagati solo nel momento in cui vengono venduti all'utente finale. Quindi noi possiamo stoccare materiale senza dover pagare dazi di importazione. L'insieme di queste cose fa sì che siamo, come italiani, i primi player in assoluto sul mercato cinese. Siamo partiti col fashion, stiamo estendendo soprattutto al food, dove abbiamo grandi aspettative di sviluppo. Design, per esempio, noi siamo rappresentanti in tutto il mondo di Cartel per il design, che va molto forte anche in Cina. Quindi, insomma, diciamo che il Made in Italy ha tanto da raccontare, ha tanto da fatturare. Cito sempre un numero che secondo me è sintomatico. Mediamente l'esportazione digitale, cioè l'esportazione che avviene tramite canali digitali, la media globale è di circa il 20%. Noi in Italia siamo al 6%. Questo vuol dire che se raggiungessimo il 20%, aumenteremo circa 2 punti del nostro PIL. Che, voglio dire, per un paese come l'Italia
no? Vorrebbe dire trasformarlo in maniera assoluta. Perché questo? Perché se è vero che nella via centrale di Shanghai, così come di New York, è facile trovare una sedia cartel piuttosto che non so, le conserve della Mutti, piuttosto che il pacco di pasta Barilla, il cappotto Armani, Max Mara, così cito tutti i nostri clienti, non cito. Okay. Se andiamo nell'interno, no, della Cina, se andiamo in Mongolia, se andiamo questi prodotti, ma senza parlare di Cina, parliamo di Stati Uniti, se andiamo nel Texas non è così banale trovare i prodotti del Made in Italy, se andiamo nel centro dell'America. Quindi noi dobbiamo capire che l'online ha una capacità di distribuzione del prodotto capillare a livello globale con costi estremamente contenuti, cosa che il fisico non può in alcun modo fare. Poi, questo se era vero fino a 3 mesi fa, da 3 mesi in poi c'è stata questa rivoluzione copernicana in cui un mio amico fa un esempio che secondo me è molto calzante. Dice, prima del Covid, diciamo, l'e-commerce era considerata come la ruota di scorta, ecco, oggi hanno scoperto tutti di avere bucato la gomma. E è significativo, tutti hanno scoperto che il digitale in questo momento è l'unica fonte, è la fonte di vendita. Cioè, c'è stata una rivoluzione copernicana. Prima il digitale ruotava attorno al fisico, a questo punto è il fisico che ruota attorno al digitale. Il digitale diventa il cuore pulsante dell'attività commerciale dell'azienda e in tutti i settori. Ecco, voi fate siti B2C o anche B2B? Nel senso, tutto questo meccanismo che mi sembra di capire sia chiave in mano, abbiamo fatto prima l'esempio di Oberasco, di Cameo, eccetera, cioè giusto per capire qual è il percorso. Un Oberasco viene da voi dicendo: io vorrei lanciare un sito di e-commerce a livello internazionale. Magari quello italiano ce l'ho già e me lo gestisco io con i miei call. E voi lanciate, cioè, curate tutta questa cosa chiave in mano? Che cosa, qual è il compito di Giglio Gruppo? Che cosa offre Giglio Gruppo? Giusto per capire. E poi un'altra domanda, sempre più legata al food. Uno dei limiti, ma questo a prescindere da e-commerce o meno, del food italiano è legato alle quantità. Cioè non sempre si hanno delle quantità sufficienti per soddisfare dei mercati molto vasti, allora lì, e poi ci sono delle stagionalità più forti e così via. Quindi anche lì come ci si gestisce un'azienda che non è un'azienda enorme, che ha un sacco di referenze, ma che vorrebbe comunque approdare i mercati internazionali, tenuto conto che il nostro mercato obiettivamente in questo momento, ma anche precedentemente, non brilla proprio per crescita dei consumi. Allora, noi offriamo un prodotto assolutamente chiave in mano, cioè noi ci occupiamo a 360 gradi di quella che è la realizzazione del sito e-commerce, del web design, della tecnologia, della logistica, dei metodi di pagamento, dei resi, della fiscalità internazionale, perché non dimentichiamoci, quando si vende all'estero si superano determinate cifre, c'è un problema di IVA, quindi di avere un'identità fiscale in quel paese, tutte cose che per un'azienda di piccole e medie dimensioni sono estremamente difficili, perché soltanto aprire 30 rappresentanze legali in 30 paesi diversi diventa un costo insostenibile per un solo gestore. Spesso alcuni ci dicono, sì, no, il sito italiano ce lo gestiamo noi, voi gestiteci il resto del mondo. Mediamente poi finisce che ci fanno gestire anche quello italiano, perché si rendono conto che ognuno deve fare il proprio mestiere. Io non produco olio, e chi fa olio, come Olio Carli, magari si affida a noi per e-commerce. Quindi noi offriamo un servizio a 360 gradi, declinato su tutto il globo terrestre. È evidente che a seconda della dimensione dell'azienda, dei mercati di riferimento, non è che partiamo a tutto il mondo, perché probabilmente, magari, può essere, sono dei prodotti che per la Cina non sono interessanti o per gli Stati Uniti non sono interessanti, che invece hanno dei mercati importanti di riferimento in Europa ed è su quelli su cui andiamo inizialmente a concentrarci. Poi però
il digitale offre la possibilità di andare a sondare a costo praticamente zero dei territori su cui non si è mai andati. Cioè, io non vendo in Norvegia, ma non è detto che le mie noccioline o le mie mandorle non abbiano un grande successo in Norvegia, semplicemente perché non ho il distributore in Norvegia, non è detto che però il mio prodotto non funzioni in Norvegia. E l'e-commerce consente di fare questo test. E fare questi test sono fondamentali perché consentono poi un domani di fare investimenti su quel territorio se si rivelassero fruttuosi, se ci fosse un ritorno importante di vendite. Quindi noi partiamo dalla gestione del sito e-commerce a 360 gradi, occupandoci di tutto, di logistica, eccetera, con grande flessibilità, perché ci sono alcuni brand che vogliono tenere la logistica all'interno della loro fabbrica e quindi noi ci colleghiamo alla loro logistica, alcuni che ci danno il prodotto a disposizione. Quindi è una formula mista che si adatta, è come un abito sartoriale che si adatta a ogni singolo cliente. Poi ci occupiamo del B2B2C. Che cos'è il B2B2C? Vuol dire, se io ho nel mio sito le mandorle di Noverasco, posso averle simultaneamente, virtualmente esposte anche nella vetrina di Amazon. Cito Amazon perché è uno dei marketplace più famosi al mondo. Ma il Corte Inglés, Gallerie Lafayette, per esempio nelle sezioni food di questi grandi department store del mondo, Macy's, Bloomingdale's negli Stati Uniti, eccetera. Cioè ci sono oltre 200 enormi marketplace con i quali noi siamo collegati da rapporti commerciali, da contratti, banche, da con interconnessioni di strutture logistiche e sistemi informatici sui quali noi virtualmente possiamo esporre immediatamente il prodotto, lo stesso prodotto dal sito, esporlo virtualmente su tutti questi 200, nelle vetrine di questi 200 marketplace. Il B2B anche, perché il B2B nel momento in cui rappresenta, per esempio, questo momento in cui abbiamo anche una sezione dedicata all'healthcare, quindi a tutto il settore necessario alla protezione individuale in periodo di emergenza sanitaria, abbiamo aperto dei siti B2B per Confindustria, per Confcommercio, per Compagnie delle Opere, quindi parliamo comunque per centinaia di migliaia di aziende, complessivamente superiamo il milione di aziende, e a cui è limitato, sono siti dedicati appunto al B2B e all'acquisto. Così come abbiamo dei sistemi che si messi a disposizione dei brand, per esempio per la vendita inizio stagione degli assortimenti, della produzione, dei campionari, eccetera. Abbiamo gli outlet online, per esempio l'outlet online è un'invenzione che abbiamo creato in questo periodo di Covid, questo vuol dire che io creo un sito, un proprio vero outlet, che mette a disposizione di una limitata cerchia di clienti a cui voglio dare accesso e quindi voglio, per esempio, ai miei clienti più fidelizzati, a quelli che decido, di potergli dare la possibilità di accedere a un sito, un proprio vero outlet, come fosse un outlet fisico, quindi con un prodotto estremamente scontato. Ecco, stavo riflettendo mentre l'ascoltavo sulla questione della logistica e delle differenze culturali tra un paese e l'altro, tra quelli che lei ha citato, l'Europa, e già l'Europa non si può fare al di là, Europa unita, però culturalmente è molto diversa anche all'interno, Stati Uniti, Cina, eccetera. Per un brand bisogna pensare a tanti siti diversi o comunque a dei tagli diversi, cioè come avviene non parlo nemmeno della personalizzazione, ma l'adeguamento alla cultura paese, non parlo ovviamente del fatto che siano in lingua del paese, ma andrei un po' oltre. Cioè c'è questa richiesta e se vogliamo fare anche un po' di differenze, cioè che cosa non va tantissimo in termini di proposizione e-commerce negli Stati Uniti e che non andrebbe mai in Cina o che non andrebbe mai in Europa. Allora, ci sono enormi differenze, vabbè, a parte quella linguistica che l'ha scontata.
ci sono, e a parte quella, diciamo, come gusto, no? Perché voglio dire, cioè, ogni paese ha gusto. Anche se, questo devo dire, noi stiamo notando che c'è una globalizzazione, una uniformazione. Per esempio, prima c'erano prodotti pensati per il mercato cinese, ormai sono quasi scomparsi, perché i prodotti per il mercato europeo sono quelli richiesti dal mercato cinese. Quindi anche addirittura per una trasformazione genetica della popolazione, non sappiamo perché, anche le scarpe, per esempio, quelle famose, il famoso mito, no, delle scarpe pensate per le donne asiatiche, non esiste praticamente più. Quindi diciamo che c'è una globalizzazione nei gusti e nelle taglie. E detto questo, ci sono caratteristiche estremamente diverse nelle abitudini e soprattutto nell'approccio nei confronti del web. Al di là di alcune cose tecniche che però di scarso interesse, per esempio i siti cinesi vogliono le fotografie fatte in un determinato modo che sono diverse dalle fotografie per altri siti, eccetera. Ma non voglio annoiarvi in questi dettagli tecnici che hanno poco interesse. E l'abitudine d'acquisto che è molto diversa da un mondo all'altro. Per esempio il mondo cinese, che parliamo di Cina perché si è riferito al fashion, stiamo parlando di circa il 33% delle vendite globali, non compra dai siti monobrand. Cioè, compra pochissimo, una percentuale scarsissima. Il sito monobrand, quindi, serve più che altro come punto di riferimento, di informativo. Ma mediamente l'acquisto viene fatto attraverso o i marketplace ai quali sono abitualmente profilati, ma soprattutto attraverso i social, dove, come WeChat, citavo prima, all'interno WeChat ha anche dei mini siti di e-commerce, all'interno della piattaforma social, dove avviene gran parte delle transazioni. Pensiamo che Chanel lanciò una campagna di un numero limitato, mi sembra, di 200 borse, dal costo di circa 22.000 euro a borsa, sono andate esaurite, credo, in 40 secondi o qualcosa del genere, su WeChat. E quindi il social è il punto dove io ho le informazioni, perché mi arrivano i video, per esempio, di presentazione dei prodotti, dove io ho quindi la possibilità, cliccando, poi di avere la scheda prodotto, dove sono conosciute, quindi non ho bisogno di indicare taglia, di indirizzo, nulla, dove ho il mio conto corrente, perché c'è WeChat Pay, e dove simultaneamente i miei amici hanno la possibilità di vedere che io ho comprato, Alessandro Giglio in questo momento si è comprata la borsa di Chanel da 22.000 euro. E questa è una tipologia che per esempio in altri paesi non esiste. In Europa c'è una certa uniformità. Diciamo che i siti pensati per l'Europa, mediamente l'unica vera differenza è linguistica. In altri paesi, soprattutto la Cina, dove c'è una logica completamente diversa, e poi paesi arabi, in parte la Russia e in parte gli Stati Uniti, hanno bisogno di accortezze particolari e devono calzare su quello che è l'uso e i consumi della popolazione locale. Ecco, tornando un attimo al cibo, in questo momento mi sembra che siete arrivati prima, partiti dal fashion, oggi c'è anche tanto food, o sono partiti più o meno insieme? No, siamo partiti dal fashion, noi dal food siamo partiti da circa un anno. In questo caso anche c'è anche tutta la variabile logistica dei freschi, se li trattate? Al momento noi non trattiamo i freschi, ne trattiamo i prodotti che hanno bisogno di temperatura controllata, siamo strutturati e che abbiano una durata almeno di 3 mesi. Quindi siamo in questo senso, la nostra attività è facilitata al momento escludendo il fresco. Che differenze ci sono rispetto, allora diciamo dal parmigiano in là, giusto, perché l'abbiamo citato prima il parmigiano, e lì che differenze ci sono e quali sono un po' le caratteristiche delle aziende food che possono, tra l'altro avete anche retailer tra i vostri clienti, a parte expert, penso al food sempre. No, food non abbiamo
retailer, abbiamo i clienti come clienti diretti, i brand, perché soprattutto noi li supportiamo al momento, questa è la nostra attività, nella internazionalizzazione. Soprattutto cerchiamo di crearli, di ampliarli quelli che sono i mercati internazionali attraverso il digitale. Cioè, io posso dire un punto di vista che noi vediamo, e devo dire che vediamo, ne abbiamo richieste continue, costanti, quotidiane di grandi aziende del food che si stanno rivolgendo a noi, che magari non avevano presidiato proprio completamente il digitale e che vogliono recuperare velocemente il tempo perso. Chi non lo fa, a mio avviso, corre rischi molto importanti di rimanere completamente fuori, perché non essere presenti sul digitale vuol dire cedere il passo al proprio concorrente che invece lo presidia e lo presidia in maniera efficiente e puntuale. Intanto abbiamo detto, questo è il presente, Covid ha sicuramente cambiato molte cose. Qual è il futuro di Giglio Gruppo? Perché mi sembra che già di cose ne facciate parecchie. Come si vede tra 2 anni, 3 anni? Quali sono gli obiettivi? Allora, noi vediamo tra 2 o 3 anni vediamo una fortissima espansione nel settore food, vediamo una miniera quasi inesplorata, quindi lì ci sarà grandissimo lavoro, soprattutto nei confronti dell'est. Quello che noi, la nostra ambizione di arrivare, di essere i più grandi esportatori digitali di Made in Italy nel mondo e di farlo nei settori in cui il Made in Italy è maggiormente conosciuto, quindi il fashion, il food e il design. Quindi pensiamo che food e design possono essere i 2 capisaldi di un nostro futuro sviluppo. Crediamo, riteniamo che ci sia un cambiamento di sensibilità da parte dei principali brand italiani e questo ci facilita, perché spesso, come dicevo, il digitale veniva visto in maniera un po' periferica, veniva visto come un accessorio, se c'è, se no va bene, ma in fondo noi tanto abbiamo. Invece la sensazione è un po' come la grande trasformazione che avvenne all'inizio della GDO, dove, no, dove forse veniva vista la GDO, veniva vista un po', no, in maniera all'inizio degli albori. Cambiava i rapporti, cambiava... I rapporti, ma all'inizio forse... quando 30 anni fa forse parliamo, molti non vedevano, non capivano, e abbiamo visto, poi la storia ci ha insegnato. Ecco, io credo che adesso l'e-commerce, chi non colga l'e-commerce, perda la stessa opportunità che avrebbe perso 30 anni fa non capendo quello che era il fenomeno della GDO. E chi rimane fuori dal digitale rimane fuori dal mondo. Non ci sarà, vuol dire ci sarà una selezione durissima, sappiamo siamo ancora leggermente come dire rintronati da quello che è i mesi di Covid e dobbiamo ancora bene atterrare su quella che è la realtà che già esiste e che soprattutto dalla ripresa dell'attività autunnale, no, quando poi finirà, adesso siamo alla vigilia, no, del periodo agostano, quindi siamo un po' ancora confusi dal trauma avuto e siamo proiettati verso un periodo che per definizione, no, viene considerato come un periodo più dedicato alla vacanza, no, che alla progettazione. Quando torneremo però all'inizio dell'autunno troveremo un mondo estremamente cambiato, radicalmente cambiato. Chi coglierà le opportunità di questo cambiamento non solo sopravviverà, ma conquisterà ampie fette di mercato. Chi ne rimarrà fuori e non lo capirà, sarà destinato all'estinzione. È un po' come... Io dico, mi cito sempre un esempio che mi colpisce, che è quello di Blockbuster. Blockbuster, non so se lo ricorderà, no? Era monopolista del settore del noleggio dei film. Era in tutto il mondo, cioè in ogni angolo di strada delle città c'era Blockbuster. Aveva i film di tutto il mondo, aveva tutti i film possibili. Addirittura li aveva digitalizzati perché già affittava i DVD. E di fatto era l'unico che affittava, quindi aveva il monopolio di tutti gli appassionati di cinema. In giro di 6 mesi, ma veramente nel giro di 6 mesi, una multinazionale come quella, una multinazionale di billions, è scomparsa. Perché è scomparsa?
perché era Netflix, ma non aveva capito di essere Netflix. Queste trasformazioni, questi momenti di grande trasformazione non perdonano neanche quelli che sembrano i giganti intoccabili. Quindi un'azienda anche da billions può essere tranquillamente spazzata via nel giro di pochi mesi se non coglie le profonde trasformazioni nelle abitudini d'acquisto degli utenti, del mercato, nei nuovi modelli che si vengono a creare. Grazie mille Alessandro, grazie di questa bella chiacchierata e ci rivediamo, speriamo, di persona nella tua bellissima Genova. Grazie infinite e grazie mille per il tempo dedicato.